Benvenuti sul mio canale o bentornati se ci siete già stati. Questo è Storie di Ordinaria Pedagogia e io sono Pierpaolo Cavagna. Oggi, dopo un po' di tempo, dopo un po' di trambusto, ho deciso di affrontare un argomento che ha tenuto banco negli ultimi 2 mesi, quindi dall'ottobre 2019 fino a dicembre, nello specifico fino al 31 dicembre 2019. L'argomento qual è? Il fatto che dal 31 dicembre 2019 gli educatori professionali di area socio-pedagogica, quindi formati in scienze dell'educazione, sarebbero dovuti diventare abusivi se non si fossero iscritti nelle liste speciali dell'albo TSRM, l'albo degli educatori sanitari SNT2. Siccome si è generato un polverone pazzesco, una rincorsa di informazioni, ho pensato che fosse interessante prima di tutto descrivere lo stato attuale e anche cosa è successo prima, quindi nei mesi precedenti rispetto a tutto questo putiferio. E se rimarrete incollati a vedere il video fino alla fine, vi prometto anche una sorpresa, perché proprio ieri notte, intorno alle 11, c'è stata una nuova modifica di tutto l'assetto. Quindi partiamo con la visione. Vi avviso subito che ho trovato la situazione talmente paradossale che l'unico modo che ho avuto per descriverlo è quello che vedrete tra poco. Quindi non stupitevi del filmatino che arriva tra 2 secondi. Ci vediamo dopo. Questa storia inizia da qui, con gli educatori professionali socio-pedagogici e per estensione pedagogisti in pieno panico. Ma per sapere come siamo arrivati qua, dobbiamo fare un salto indietro. Iniziamo col descrivere i protagonisti di questa storia tragicomica. Da una parte abbiamo loro. Loro sono gli educatori professionali socio-pedagogici. Ma non sono soli in Italia. Ci sono anche i cugini ricchi, gli educatori professionali di area sanitaria. Gli educatori professionali nascono in Italia all'incirca nel 1991. Dico all'incirca perché esistevano da prima. Nel 1991 c'è stata la riforma universitaria, che quindi ha trasformato pedagogia in scienze dell'educazione. Quindi, col decreto ministeriale del novembre 91, gli ex pedagogisti vecchi ordinamenti diventano educatori professionali. Gli educatori professionali devono aspettare fino al 2017 per avere una serie di commi all'interno della legge di bilancio, la 205, che ne definisca il profilo professionale. Tant'è vero che in questa legge gli educatori professionali vengono definiti per la prima volta socio-pedagogici e contestualmente viene definito anche il profilo dei pedagogisti. Qual è la caratteristica degli educatori professionali socio-pedagogici attualmente? Sono professioni cosiddette non ordinistiche, quindi non hanno un albo. A differenza dei cugini, educatori professionali sanitari, che invece un albo ce l'hanno. Loro sono stati creati con il decreto ministeriale 520 del 98 e hanno un albo. Albo educatori SNT2. Nello specifico, il loro albo si chiama TSRM. Una delle caratteristiche peculiari degli educatori sanitari è il loro numero. Dalle iscrizioni all'albo, TSRM per l'appunto, i numeri che ci vengono forniti sono di circa 7.000 educatori. Ora,
ipotizzando che non tutti si siano iscritti, siamo intorno ai 10.000 più o meno. Ma quanti sono gli educatori professionali di area scienze dell'educazione, quindi umanistica, i sociopedagogici? Sono tanti, sono circa 10 volte tanto, quindi gli educatori sociopedagogici sono veramente tanti, sono tantissimi e lavorano da tantissimi anni. In che ambiti lavorano? Lavorano sostanzialmente in tutti gli ambiti in cui lavorano anche i cugini di area sanitaria. Quindi, adesso abbiamo i due personaggi principali. Da una parte, gli educatori professionali sociopedagogici. Dall'altra, gli educatori di area sanitaria. Andrebbe tutto bene fino alla legge 3 del 2018, ovvero sia il cosiddetto decreto Lorenzin, quindi quello che di fatto istituisce l'albo TSRM a cui sono afferenti gli educatori sanitari. Quindi nella nostra storia, oltre ai nostri educatori professionali sociopedagogici e ai nostri educatori professionali sanitari, dobbiamo inserire l'albo TSRM. Fin da subito questo ha generato dei problemi, perché non si è mai vista in Italia la stessa figura professionale formata da due università. Tant'è vero che gli educatori professionali sarebbero dovuti essere formati da una unione, una collaborazione tra scienze dell'educazione e medicina. Questo non si è mai verificato e quindi di fatto, attualmente, abbiamo due facoltà che formano la stessa figura professionale. Che succede? Ovviamente, conflitto. Conflitto perché i sanitari dicono: se sei un educatore professionale e lavori, devi iscriverti all'albo. E gli educatori di area sociopedagogica dicono: ma noi è una vita che lavoriamo, perché non riusciamo ad avere un profilo unico, unificato, in modo che almeno riusciamo a capire prima noi e poi l'utenza chi siamo e cosa facciamo. Questo conflitto ovviamente raggiunge i banchi di Senato e del governo. E quindi cosa succede? Succede che gli educatori professionali di area sanitaria, quindi l'albo, continuano a dire: voi di area sociale dovete iscrivervi al nostro albo. Gli educatori di area sociale ovviamente continuano a dire: guardate che con la legge 205 del 2017 noi possiamo lavorare, ma gli educatori di area sanitaria rispondono: sì, potete lavorare, ma non nel sanitario. Cosa succede? Succede una roba tutta italiana. Come in molti casi, invece di arrivare a una soluzione logica del conflitto e quindi riunire i due profili, si mette una pezza. E questa pezza si chiama legge 145 del 2018, è la legge di bilancio. All'interno c'è un comma che sostanzialmente modifica la precedente legge di bilancio 205 del 2017 e dice: anche gli educatori professionali di area sociopedagogica, quindi formati in scienze dell'educazione, possono lavorare nel sanitario, però limitatamente agli aspetti educativi. Quindi a questo punto sembrerebbe che finalmente sanitari e scienze dell'educazione possano lavorare di pari passo. Ma è realmente così? No, non è così, perché ovviamente l'albo degli educatori di area sanitaria, nella intenzione di tutelare i propri iscritti e di aiutare ovviamente tutta la categoria di area sanitaria, ha emanato una circolare. La circolare è questa, TSRM 87 del 2019. Cosa dice questa circolare? Che se entro il 31 di dicembre del 2019 gli educatori di area sociale, quindi gli educatori professionali sociopedagogici, non si fossero iscritti
non all'albo, perché è impossibile che si scrivano all'albo, bensì a una sezione particolare, le liste speciali, sarebbero sfociati a livello professionale in un problemino tutt'altro che trascurabile. Una querela per abusivismo. Sostanzialmente, quindi, l'albo TSRM ha mandato nel panico l'intera categoria degli educatori professionali sociopedagogici dicendo che voi non potete più lavorare, perché se no noi vi quereliamo, in forza del fatto che noi siamo un albo riconosciuto dallo Stato e quindi voi state commettendo un abuso di professione. Cosa volete che succeda? Succede che entra nel panico tutta la categoria. Personalmente mi arrivano decine e decine di lettere, di messaggi, di mail su ogni tipo di social, ogni numero di telefono, ogni indirizzo email, perché gli educatori professionali, i sociopedagogici, i professionisti già laureati e i laureandi, quindi gli studenti, mi chiedono e si chiedono e ci chiediamo tutti quanti: ma è vero? Cioè, io dal 1° gennaio non potrò più lavorare, non mi sono neanche laureato, ma che facciamo? Panico, è panico totale ed è la rincorsa all'iscrizione spasmodica alle liste speciali. Questo cosa comporta? Comporta una serie di effetti a catena. Il primo è che l'albo TSRM incassa un po' di soldini, perché ogni richiesta di iscrizione ovviamente va corredata da apposito pagamento. Ma succede anche che molte richieste vengono respinte, perché chi ha chiesto l'accesso non soddisfa i requisiti, che comunque erano abbastanza stringenti. Risultato? Il panico totale, una rincorsa su tutti i social di una serie di comunicati a nome delle più svariate associazioni di categoria, degli albi, rincorse, voci di corridoio, mio cugino mi ha detto e roba del genere. E come si è risolta tutta questa roba? Beh, diciamo che le associazioni di categoria di area socio-pedagogica sono entrate all'interno della discussione e l'hanno fatto fondamentalmente con due linee, che adesso vedremo. Da un lato abbiamo una serie di associazioni di categoria, loro, che nello specifico sono costituite da queste sigle. Che decidono di fare una cosa molto molto logica. L'unica effettivamente proponibile è, come dire, eticamente e legalmente corretta: chiedere un confronto con l'albo TSRM. Un confronto su cosa? Un confronto sulla condizione generale. Perché è vero che l'albo TSRM punta a fare cassa, perché è corretto che faccia cassa. Senza soldi non potrebbe tutelare la categoria sanitaria, però è anche vero che è formato da persone e da professionisti che hanno sempre dimostrato di quantomeno essere aperti al dialogo, e il che non è poco in una situazione così conflittuale. Tant'è vero che dopo il comunicato stampa che Comped, Mille, Uniped, scusatemi, le associazioni di professioni pedagogiche, App, ha inviato all'albo TSRM, si è giunti a una roba fondamentale: una rettifica della circolare. L'albo TSRM emana una rettifica dove dice, ovviamente, perché questo era abbastanza ovvio a livello legale: no, non c'è l'obbligo per gli educatori professionali socio-pedagogici di iscrizione alle liste speciali, proprio in virtù della famosa legge 205 del 17 e del comma della legge 145 del 2018, il 517. Quindi, fondamentalmente, da questo punto di vista, siamo giunti a una proroga.
l'iscrizione alle liste speciali non è stata chiusa inderogabilmente al 31 dicembre 2019, ma è stata prorogata al 30 di giugno del 2020, quindi 6 mesi in più. Di fatto questo non vuol dire aver trovato una soluzione, significa avere momentaneamente spostato il problema. Tutto ciò è stato fatto a livello legale con la nuova legge definita con un nome tutto italiano, mille proroghe. Quindi non è una soluzione, ma è una proroga. In tutto questo bailame, in tutto questo tentativo di confronto, si vanno a inserire altre sigle di categoria di area socio-pedagogica. Quindi loro li teniamo qua. Ricordiamoci bene chi sono. Comped, Mille, che non è un'associazione di categoria, ma un'associazione culturale. Uniped e App. Dalla parte opposta troviamo una roba paurosa, la famigerata Associazione Nazionale Antipsicologi Esaltati Integralisti, un nome che è tutta una garanzia. È talmente votata alla distruzione della categoria che cosa ho deciso bene di fare? Nel frattempo che l'albo PSRM aveva deciso di rettificare la circolare 87 del 2019, la nostra famigerata associazione antipsicologi esaltati integralisti ha minacciato di querelare l'albo. Questo ha quasi mandato a rotoli tutto il lavoro fatto dalle 4 associazioni precedenti. Ovviamente il presidente dell'albo ha detto, ma insomma, da un lato ci siamo detti disponibili al dialogo e poi saltate fuori così con questa minaccia di querela. È ovvio che questa associazione di categoria ha un unico scopo, che è fare cassa. Quindi ciò di cui di solito accusa l'albo TSRM, viene, come dire, integralmente fatto proprio e promulgato da questa pseudo associazione di categoria, che si vanterebbe anche di essere quella più rappresentativa a livello pedagogico, educativo, professionale a livello nazionale. Ora, quindi, tornando a noi, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati che la famosa querela per abusivismo sembra scongiurata per altri 6 mesi. Non c'è necessità di iscrizione immediata alle liste speciali, però questo non significa che abbiamo risolto il problema. L'unica soluzione possibile sembrerebbe quella più logica, cioè di riunire entrambi i profili, che è un po' quello che stiamo dicendo all'inizio. Quindi educatori professionali di area socio-pedagogica e di area sanitaria devono tornare a essere un unico profilo. Come e in che modo, questo sarà da discuterne, perché gli educatori professionali socio-pedagogici non sono afferenti al sanitario, mentre gli educatori professionali di area sanitaria lo sono nativamente. Questo sembrerebbe un punto conclusivo a tutta questa querela, perlomeno per ora. Ci torneremo sicuramente sopra tra un paio di mesi, quando riscatterà di nuovo il panico da iscrizione alle liste speciali. Ora, a questo punto potremmo mettere veramente un punto definitivo, o perlomeno temporaneo, sia alle diatriba sociali, sociopedagogici contro sanitari, sia all'iscrizione alle liste speciali. Ma è proprio così? No, perché loro, che sono dei geni, sono proprio, come dire, delle menti pensanti, sempre a caccia di 2 iscrizioni in più e di 4 voti in più, hanno appena pubblicato una nuova, non saprei definirla, una nuova, sono delle pistole, come quelle degli autori dell'Ottocento, tragicomiche. E cosa propongono? L'unica cosa che menti così geniali possono partorire, cioè, abbiamo gli educatori professionali socio-pedagogici da un lato
se abbiamo gli educatori sanitari dall'altro, ora tutto il mondo universitario, politico, sta tentando di riunire queste due figure. No, loro no. Loro cosa dicono? Ma no, ma facciamo che, tanto questi due profili ci sono, ognuno lavora per i cavoli suoi, tutti e due possono lavorare, stiamo tranquilli, stiamo bene, quindi unire, no, dividere, chiaramente dividere. Questo giusto per dirvi che, occhio, quando supportate soggetti del genere, stanno lavorando contro la categoria, l'hanno sempre fatto e continueranno a farlo. Un po' perché non hanno idee e un po' perché il conflitto è l'unica cosa che li caratterizza. Quindi sappiate che in giro troverete delle emozioni per riunire questi due profili, che è la cosa più logica ovviamente ed è anche l'unica percorribile, perché sennò sarebbe veramente una condizione parossistica, già lo è. E questi altri qua che invece lavorano perché questo non si risolva mai. E a questo punto per ora ci fermiamo qui, perché attendiamo gli sviluppi dei prossimi mesi. Adesso ci sono 6 mesi per vedere se questi folli riusciranno a ottenere qualcosa, ma non penso proprio, o se il buonsenso unito al dialogo e alla collaborazione riuscirà a riunire tutti quanti. E me lo auguro fortemente. Ed eccomi di nuovo qua, quindi avete visto quello che è successo, avete visto gli attori in campo, avete visto gli interessi, li avrete intuiti gli interessi. E avete sicuramente notato che fino al 30 giugno 2020 il decreto mille proroghe all'articolo 5, ovviamente poi vi inserirò sotto nel link tutti i vari collegamenti ai decreti, alle proroghe, alle leggi di settore, insomma tutto quello di cui parlo durante il video. Dicevo, il mille proroghe ha spostato al 30 giugno 2020 il termine ultimo per iscriversi alle liste speciali per gli educatori professionali di area socio-pedagogica che avessero interesse a iscriversi fondamentalmente a questo albetto parallelo al TSRM. La sorpresa, ve la dico subito, ieri notte, ore 11:30, mi arriva una comunicazione da un collega che mi dice: hai dato un'occhiata ai decreti, agli emendamenti che sono passati del mille proroghe, perché era ancora in fase di valutazione, lui è tutore in queste ore. Gli rispondo: no, cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di nuovo? Mi dice: dagli un'occhiata all'articolo 5. Ok, guardo l'articolo 5 e cosa c'è di nuovo? Che la proroga è stata nuovamente slittata, quindi il termine ultimo è stato spostato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020. Quindi il legislatore cosa ha fatto? Invece di dare 6 mesi di tempo per regolarizzare la situazione, ha dato addirittura un anno. Il che cosa significa? Significa che chi governa, chi è deputato, probabilmente i tecnici, a gestire questa situazione di impasse, si è accorto che forse 6 mesi erano troppo pochi, quindi ha dilatato il tempo un anno. Vi metterò il link sotto anche di questa nuova modifica dell'emendamento, quindi dell'articolo 5 del mille proroghe. Attendiamo le prossime ore per avere, come dire, una ufficializzazione generale, perché stamattina ho controllato ma ancora nessuno ne parla, quindi ho avuto un rapido scambio così di opinioni con alcuni colleghi che mi hanno detto: ci stiamo informando, colleghi rappresentanti di associazioni di categoria. Ok, la situazione è questa, quindi probabilmente ci sarà un anno per vedere che fare, sicuramente 6 mesi, quindi niente panico, c'è tempo. Mi sento di rassicurare tutti coloro i quali, colleghi già professionisti, laureati o studenti, che in questi giorni mi hanno, questi mesi, in queste settimane, mi hanno subissato di paure, di dubbi. Potete lavorare, continuate a lavorare. Esiste la 205 del 2017, esiste il comma 517 della 145 del 2018. Siete figure professionali, lo siamo, quindi possiamo lavorare anche nel sanitario. Ovviamente per quanto compete l'ambito socio-pedagogico, ma questo non significa che è necessario fare una rincorsa all'iscrizione alle liste speciali perché domani non si lavora più, non significa che riceverete una querela di abusivismo, non significa che non si stia muovendo qualcosa, anzi si sta muovendo parecchio. Quindi
Vi invito a, prima di tutto, se vi è piaciuto questo video, a mettere un pollicione, a condividerlo, a commentarlo se non siete d'accordo, se avete dei dubbi, delle critiche, se pensate che qualcosa che io abbia detto vi abbia generato dell'orticario dei rascutanei. Iscrivervi attivando il pulsantino, ma anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video che caricherò di volta in volta. Ovviamente ci risentiremo sicuramente tra forse 6 mesi o qualcosa di più su questo argomento, perché personalmente seguirò con molta attenzione gli sviluppi di questa situazione, ma lo seguiremo tutti a livello professionale, quindi ci rivediamo tra un po'. Per adesso buon lavoro a tutti e grazie di essere rimasti a vedere il video fino alla fine. Ciao!